spieghi tutta questa gente che è venuta per la presentazione di questo libro, che non è comunque un romanzo, è un saggio di 500 pagine? Beh, ma perché questo saggio, questo romanzo evoca nomi, storie che sono ormai un patrimonio, un ricordo, c'è forse anche della riconoscenza nei confronti, c'è la consapevolezza che quei ragazzi in quel periodo là tenero botta, tenero la situazione, e quindi se oggi esistono delle cose perché noi abbiamo saputo essere catene. Poi credo che ci sia anche la voglia di vedere e di considerare le cose sotto una diversa prospettiva. Fin qui ci hanno raccontato gli altri, oggi noi ci siamo creati i mezzi come autori, editori e librai di autoraccontarci, e quindi magari non saremo totalmente veritieri, non saremo totalmente esaustivi, però sicuramente diamo una soddisfazione a chi voleva sentire anche l'altra versione, sentire l'altra campana, e quindi c'è interesse ovviamente. Avevamo contro tutto il sistema della stampa, della saggistica e via discorrendo, e questo cosa determinava? Un modo di vivere, cioè noi non avevamo la convinzione di un domani, poi è uscita quella bella canzone, domani ci appartiene eccetera, ma noi non eravamo convinti di sopravvivere, ma non l'avevamo come angoscia. Alla sera io con la macchina facevo fatica, poi alla sera, alla notte o la mattina più che delle volte a tornare a casa. Perché? Perché accompagnavi a casa uno, poi ci facevi due chiacchiere, poi andavi a accompagnare l'altro, poi si arrivava alle 5, non ci si voleva lasciare, c'era quasi i piccoli gruppi, le piccole comunità, io quasi tutte le sere accompagnavo a casa di Cesare Ferri, tanto per fare un nome non noto, e poi stavamo sotto casa sua a parlare dei massimi sistemi, ma perché no, c'era più che altro, poi pensandoci col senno di dopo, una non convinzione di un domani, ma lo vivevamo allegramente, con sole, non con angoscia. Come è finita San Babila? Il mito di San Babila. San Babila finisce perché dopo quello che è stato il 12 aprile del 1973, fatti che mi coinvolgono, e quelli successivamente, subito dopo, portano praticamente un arresti di massa. A San Vittore eravamo una sessantina, poi c'erano quelli di Brescia, cioè altri sono scappati per non farsi arrestare, si è spopolato, sono subentrati essenzialmente gli imitatori, i ragazzi che non avevano più chi li poteva in una qualche maniera tenere o fare da sponda o comunque dare degli input e tenerli su un certo binario, e è venuta fuori questa gioventù del 74-75 che prevalentemente era una moda, e poi è finita, poi c'è stata anche la necessità che ci fosse, ecco. Quindi è finita nella moda? È finita essenzialmente nella moda, poi arriveranno i paninari, poi i paninari, così. Ma finisce sostanzialmente perché per un lungo periodo, dal 73 al 77, la gran parte di noi erano in carcere, io sono stato ancora più a lungo ancora, ma come tanti altri, e altri sono scappati, sono andati in Spagna, in Sud America, in Inghilterra, e quindi si è spopolata. Altri, molti giovani invece sono rimasti delusi dall'atteggiamento che tiene il movimento sociale italiano, di denuncia, di pavidità, di disconoscimento, e si sono ritirati nel privato. Facevamo le notti, partiravamo mattina a giocare a pallone, mi ricordo, giocavamo vicino a casa di Nico Azzi, addirittura un episodio ve lo racconto come l'episodio divertente, che giocavamo lì c'era un consolato, un qualche cosa di giapponesi. Arrivava il pallone dentro, qualcuno di noi si accingeva per andare a scavalcare, a recuperare il pallone, e usciva del domestico guanti bianchi, faceva l'inchino, ci dava il pallone. Magari andavamo avanti fino alle 3, alle 4 di mattina, queste pallonate, e questo mai che si era scomposto una volta. Quindi c'era proprio a San Babila, quelli che la frequentavano, una volontà di non distaccarsi, cioè di stare assieme, di vivere assieme, di condividere questa situazione enorme, cioè perché allora esisteva l'Unione Sovietica, esisteva in Italia, era quello che era, cioè era rossa, non era un puntino nero lì, e c'era tutto il mondo contro. E quindi c'era questo modo di vivere scanzonato, allegro, strafottente, quindi poi andavi anche agli eccessi perché non te ne fregava niente di rompere lo schema, quindi arrivava lì il balordo, arrivava
il nome di spicco della malavita, ti relazionavi con lui, lui ti dava la pistola, tu gli procuravi il documento, ci facevi la cosa sempre, perché eri comunque fuori legge, reietto, odiato da tutti, e quelli che poi non sono finiti in galera o se non sono riusciti a trovare una scappatoia del lavoro, rifiutati dal mondo, hanno seguito la strada che lui diceva di Rodolfo Crovacce, detto Mamma Rosa. Ha detto Mamma Rosa, gli hanno stato occupato questo posto qui perché aveva una voce stupenda, di origine meridionale pugliese, cantava il blues in una maniera, un giorno uno gli ha affibbiato questo soprannome. Ecco, mi sono dilungato partendo dal discorso lui, ma questo aspetto del clima, dell'atmosfera che si viveva allora è la cifra che fa un po' la differenza. Cioè, oggi anche i ragazzi, pur che vengono mostrificati e si trattengono dal reagire diversamente da noi, perché noi reagivamo e se colpivano uno poi partivano le rivolverate o andavamo a caccia anche noi del compagno, perché non c'era domani. I ragazzi di oggi, invece, di Altazione, Casapaldo, Forza Nuova, hanno una necessità di serrare i ranghi e di non reagire all'evidente provocazione mediatica e di noi li chiamavamo cinesi, loro molto più appropriatamente le chiamano zecche, noi eravamo più forse un po' più signorili, un po' più gentili, almeno nel definire i nomi, poi peraltro magari un po' diverso, ecco. E loro hanno questa necessità di non dover reagire. Se scattasse la situazione che dovessero immaginare che non hanno un domani, io immagino che si succede quello. Se dovesse veramente partire la repressione che auspica Fiano, Boldrini e compagnia cantando, è chiaro che è molto probabile che poi uno gli scatta la scimmia e si crea la catena e si ricreano quelle situazioni là. È molto pericoloso, stanno giocando col fuoco. Io auspico che questo non accada, ma diciamo che un po' la premessa c'è, può succedere l'incidente irreversibile per cui si arriva a delle cose. Ecco, questo volevo che fosse molto sottolineato, la differenza di atmosfera. Quindi noi, quello che abbiamo fatto noi, qualcuno ci mitizza, come si suol dire, probabilmente qualsiasi militante di oggi lo farebbe. Non era una questione, non eravamo eccezionali, differenti per coraggio, eravamo probabilmente molto più ignoranti, cioè noi avevamo la sfortuna di non avere l'apparato culturale che oggi è a disposizione dei giovani militanti. Guardate che noi non avevamo case editrici, non c'erano giornali, non c'era niente. Ecco, cosa vorreste dire voi, chiamiamovi, voi reduci sambabilini, ai giovani di oggi, ai ragazzi che vengono chiamati identitari senza fare sigle? No, vabbè, ma essere definiti identitari o sovranisti è già un modo pregevole, un modo bello di chiamare, noi ci chiamano così in senso dispregiativo. Io non ho niente da insegnare, io attualmente mi considero un soldato politico in servizio permanente effettivo che sta dietro le linee, lavoro nella logistica, la mia esperienza, quello che ho potuto studiare, la preparazione che mi sono dato mi consente di fornire delle pallottole, tra virgolette, di tipo culturale, di analisi per quello che riguarda la politica, la geopolitica, la letteratura, eccetera. Io metto a disposizione indifferentemente, loro scelgono che uso fanno. Ogni generazione deve fidarsi della sua storia e deve trovare il proprio orientamento. E se il giovane non vuole prendere te come punto di riferimento, tu non ti puoi imporre, non ce la farai mai. Sta ai giovani avere la saggezza, avere nella gradualità delle generazioni, dal ventenne al trentenne al quarantenne, ma di mantenere quel collegamento e di considerarci un po' come dei punti di riferimento degli zii, dei papà, dei nonni a cui rivolgersi per un eventuale consiglio, salvo il fatto che poi dopo scelgono loro se accettare il consiglio o di prendere in considerazione. No. Come è stato accolto il suo romanzo? Molto bene, sono venduto in 2000 copie più o meno. Chi l'ha letto, molti di quelli che l'hanno letto, hanno detto così che lo hanno iniziando non sono stati capaci di smettere, cioè magari l'inizio, le prime pagine un pochettino di più, ma poi quando hanno preso l'abbrivio dopo il primo capitolo così era difficile interrompere, ma che è costruito con la scansione di un giallo, intanto non, quello è un romanzo che immagina dei sessantenni, quale io sono, ultra sessantenni quale io sono, che per una questione di cameratismo, di amicizia, rivivono la stessa atmosfera, cioè l'Indian Summer, l'estate indiana,
in una situazione che, a cui sono costretti di vivere, però vivono con lo stesso spirito. A 60 anni un'avventura come l'avevano vissuta a 18 anni. Ci sarà un seguito? Probabile, adesso ne sto facendo un altro un po' più ralendiano, ma sto con anche gli appunti per il seguito. E poi dopo di quello è uscito La Corte dei Brut, che ci sono dei pezzi che non c'erano in Indian Summer. Nella Corte dei Brut, per esempio, c'è tutta la narrazione, c'è il diario dell'esperienza carceraria, che è il mio sostanzialmente, che però racconta anche quella degli altri. Lì non l'ho voluto appesantire, ho voluto tenere una scansione molto da film telefilm americano, molto diciamo incalzante, molto 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 forte, molto veloce, mentre Corte del Brutto è più una cosa sulle memorie, e quindi un pochettino più pacato con la narrazione.